Siamo alle battute finali, ormai mi pare che è letto tutto, anche se tu vuoi aspettare ufficialmente che ti si rivolga la parola sindaco, signor sindaco. Allora è stata dura. No, è la prima volta che si ritorna a fare il sindaco dopo 5 anni di pausa e questo mi sembra un risultato anche abbastanza storico. Da quando c'è stata l'elezione diretta del sindaco non era mai successo e quindi sono contento, una grande soddisfazione per me, e per chi mi ha votato, per tutti quelli che hanno fatto campagna elettorale, sono stati tanti in questo periodo, hanno messo un grandissimo impegno, un grandissimo entusiasmo, una grandissima energia, insomma la devo ovviamente sottolineare e ringraziare tutti. Poi, aspetterò un po' per sapere con quanto abbiamo vinto, perché insomma il risultato ovviamente è ancora parziale, siamo avanti, ma insomma questo ci fa piacere. Un po' controcorrente, una parola per il tuo antagonista. No, ci siamo anche visti qualche seggio, ci siamo incrociati in qualche seggio oggi, ma insomma sono molto contento di come sia andata. C'è stata una parte finale di campagna elettorale un po' spigolosa da parte del mio avversario, ma insomma può succedere. La prima frase che direi ai cittadini di Ariano domani. Lavoriamo insieme per questa città. Grazie. Amici del web, uno spaccato della nuova Ariano che governerà, eccoli qua. Allora, è andata come volevate. È andata benissimo, è stata premiata la coerenza di Mimmo, a differenza degli altri. Io sono contenta perché è la mia prima esperienza, sarò la prossima consigliera. Dottore Volpe, cosa dire? Niente, abbiamo puntato sui giovani, i giovani hanno vinto, il rinnovamento, il nuovo Partito Socialista che avanza ad Ariano Irpino, contiamo circa 600 voti, quindi siamo un partito vero e proprio che prossimamente si consoliderà ancora di più sul nostro territorio. Quindi via di consolidamento, Daniele, allora un bel sorriso, quindi. Dobbiamo pensare solo a lavorare, quindi insomma ci aspetta un duro lavoro, anche perché cominciamo subito. dobbiamo ripagare effettivamente i sacrifici fatti dai nostri elettori. Cosa diciamo alla gente che vi ha seguiti per tutta la campagna elettorale? Cosa diciamo? Che grazie soprattutto per questo, insomma, sostegno non solo al primo turno ma anche al secondo turno e tranquillamente con loro possiamo lavorare bene insieme tutti. Bene, auguri a tutti voi, fatevi un applauso, complimenti, complimenti. Bene, siamo nel quartier generale di Michele Caso e stiamo leggendo il messaggio mandato qualche minuto fa a Mimmo, lo legge. Un po' di tempo fa già, sì, dice, congratulazioni per il risultato, di buon lavoro Michele Caso. Allora Michele, intanto onore ai vinti, ma gaudio per i vincitori, insomma cosa dire? Beh, che è stata un'esperienza eccezionale, abbiamo avuto la capacità di dialogare con tutta quanta la città. Per me che sono un neofita della politica, per la prima volta che mi appresto a fare questa esperienza, non è da poco, è un risultato di tanti. E stasera qua avere la sede piena di persone nel momento della sconfitta significa che c'è una vittoria fatta di valori, di partecipazione e di coerenza. E poi dopodiché dovremo vedere il resto, la gestione. Senti, a questo gruppo vedo tanti giovani qui questa sera, così coeso, che ha partecipato fino alla fine, cosa diciamo oltre al grazie classico? Beh, più che grazie non gliel'abbiamo mai detto perché loro hanno questo compito di ripartire. Vi posso solo dire che da qua parte la costruzione di una nuova classe dirigente, quindi non è un'esperienza, è l'inizio di un progetto, di un percorso, perché Ariano necessita di una svolta. Non è stata questa l'occasione, vuol dire che la coglieremo la prossima volta con figure nuove, con figure più esperte, rafforzate e probabilmente parleremo un linguaggio ancora più chiaro. Facendo un linguaggio, un po' parafrasando un linguaggio western, c'è uno sceriffo nuovo in città, ma ci sono anche dei duty d'ora in avanti. No, sceriffo nuovo non c'è, c'è una persona che è stata eletta al consenso del popolo, ha lui il dovere di governare, a noi il
il dovere di controllarlo, quindi se non ci sarà un'adeguata correttezza noi non lesineremo un istante a mettere in evidenza la sua gestione. Grazie, allora d'ora in poi buon lavoro. Grazie a voi.